Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù alle prese con l'ipocrisia dei suoi avversari. Essi gli fanno tanti complimenti all'inizio, tanti complimenti, ma poi pongono una domanda insidiosa per metterlo in difficoltà e screditarlo davanti al popolo. Gli chiedono: è lecito o no pagare il tributo al Cesare? Cioè pagare le tasse al Cesare. A quel tempo in Palestina la dominazione dell'impero romano era mal tollerata, si capisce. Erano degli invasori. Anche per motivi religiosi, per la popolazione il culto dell'imperatore, sottolineato anche dalla sua immagine sulle monete, era un'ingiuria al Dio di Israele. Gli interlocutori di Gesù sono convinti che non ci sia un'alternativa alla loro interrogazione, o un sì o un no. Stavano aspettando. Proprio perché con questa domanda erano sicuri di mettere a Gesù all'angolo e farlo cadere nel tranello. Ma egli, Gesù, conosce la loro malizia e si svincola dal trabocchetto. Chiede loro di mostrargli la moneta delle tasse, del tributo. La prende tra le mani e domanda di chi sia l'immagine impressa. Quelli rispondono che è di Cesare, cioè dell'imperatore. Allora Gesù replica: rendete dunque a Cesare quelle di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E con questa risposta Gesù si pone al di sopra della polemica. Gesù sempre al di sopra. Da una parte riconosce che il tributo a Cesare va pagato, e anche a tutti noi, le tasse vanno pagate, perché l'immagine sulla moneta è la sua, ma soprattutto ricorda che ogni persona porta in sé un'altra immagine, la portiamo nel cuore, nell'anima, quella di Dio, e pertanto è a Lui e a Lui solo che ognuno è debitore della propria esistenza, della propria vita. In questa sentenza di Gesù si trova non solo il criterio della distinzione tra sfera politica e sfera religiosa, ma emergono chiari orientamenti per la missione dei credenti di tutti i tempi, anche per noi oggi. Pagare le tasse è un dovere dei cittadini, come anche l'osservanza delle leggi giuste dello Stato. Al tempo stesso è necessario affermare il primato di Dio nella vita umana e nella storia, rispettando il diritto di Dio su ciò che gli appartiene. Da qui deriva la missione della Chiesa e dei cristiani. Parlare di Dio e testimoniarlo agli uomini e alle donne del proprio tempo. Ognuno di noi, per il battesimo, è chiamato ad essere presenza viva nella società, animandola con il Vangelo e con la linfa vitale dello Spirito Santo. Si tratta di impegnarsi con umiltà e al tempo stesso con coraggio, portando il proprio contributo all'edificazione della civiltà dell'amore, dove regnano la giustizia e la fraternità. Maria Santissima, aiuta tutti a fuggire ogni ipocrisia e ad essere cittadini onesti e costruttivi, e sostenga noi discepoli di Cristo
nella missione di testimoniare che Dio è il centro e il senso della vita. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale che ha per tema Eccomi, manda me tessitori di fraternità. È bella questa parola tessitori. Ogni cristiano è chiamato ad essere un tessitore di fraternità. Lo sono in modo speciale i missionari e le missionarie, sacerdoti, laici, consacrati, che seminano il Vangelo nel grande campo nel mondo. Preghiamo per loro e diamo a loro il nostro sostegno concreto. In questo contesto desidero ringraziare Dio per la tanto attesa liberazione del padre Pierluigi Macalli. Lo salutiamo con questo applauso. Che era stato rapito 2 anni fa in Niger. Ci rallegriamo anche perché con lui sono stati liberati altri 3 ostaggi. Continuiamo a pregare per i missionari e i catechisti e anche per quanti sono perseguitati o vengono rapiti in varie parti del mondo. Desidero rivolgere una parola di incoraggiamento e sostegno ai pescatori fermati da più di un mese in Libia e ai loro familiari. Affidandosi a Maria, Stella del Mare, mantengano viva la speranza di poter riabbracciare presto i loro cari. Prego anche per i diversi colloqui in corso a livello internazionale, affinché siano rilevanti per il futuro della Libia. Fratelli e sorelle, è giunta l'ora di fermare ogni forma di ostilità, favorendo il dialogo che porti alla pace, alla stabilità e all'unità del Paese. Preghiamo insieme per i pescatori e per la Libia, in silenzio. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. Particolare saluto e benedico con affetto la comunità peruviana di Roma, qui radunata con la venerata immagine del Señor de los Milagros. Un applauso alla comunità peruviana. Saluto anche i volontari dell'ente italiano Tutela Animali e Legalità. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.